Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Stiamo facendo la carriera, io sono sempre Glacial Sphere, puliremo il palazzo della città perduta e questo sarà un video probabilmente lunghissimo, vedendo l'ammontare di soldi che ci daranno per questa missione. Perciò vi ricordo subito di lasciare un bel mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al canale e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e se avete completato anche voi questa missione, che molto probabilmente sarà lunghissima. Bene, andiamo subito quindi a tuffarci in questa missione del Palazzo Perduto. Io e Harper siamo saliti su un peschereccio alla ricerca del punto esatto indicato dalla mano nella sabbia e so che sembra una follia, ma crediamo di aver scoperto la città perduta di Atlantide, solo che si trova nel Pacifico. Forse è proprio per questo che era perduta, no? Quindi dovrebbe chiamarsi città perduta di Pacifide? Paciantide? Pacintide? In ogni caso è riemersa molto di recente e a giudicare dalla quantità di molluschi attaccati alle pietre deve avere più di 8.000 anni. Ad ogni modo questo palazzo sembra decisamente collegato a quelle statue nel deserto, ma serve che tu vada a pulirlo. Lo sporco nasconderà sicuramente indizi cruciali. Harper dice che sarebbe il caso di chiedere a Flo se può farti sorvolare l'area. Non ne capisco l'utilità, ma lascio a te la decisione. Va, iniziamo. Da quello che so, non ci dovrebbe essere un obiettivo specifico in questa mappa. Quindi andiamoci. Ah, mi si era tolto l'audio dalle cuffie nel frattempo, che lo rimetto perché voglio sentire il rumore della idropulitrice. E direi di iniziare. Madò, quanto è lungo. Poi c'è un gnomo qui. Oddio, un gnomo. lo gnomo re di Atlantide. Beh, sì, inizia, no? Hai anche tu l'acquolina in bocca, Guru? Non esiste luogo più profumato di questo posto. Ecco forse cosa sentiva il tizio del peschereccio. Come profumo. È come entrare in un'enorme ciotola di cocktail di gamberi, sia lui. Con una salsa rosa perfetta, un pizzico di tabasco e una spruzzata di limone. Per non parlare del numero di gatti al porto marittimo, un'infinità. Non ho idea di come siamo riusciti a salpare senza una schiera. Non è niente, non ho letto. Rimane fuori per pochissimo tempo, purtroppo. Comunque vi ricordo che durante questo tipo di video parlerò molto poco per farvi godere appieno del rumore dell'idropulitrice che pulisce appunto tutti queste incrostazioni. E anche perché, parliamoci chiaro, non c'è molto da commentare, si parlerebbe un po' del nulla.
Anche sopra bisognerà farla, secondo me. Ah no, 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 solo qua, solo qua. Fatto. Lavoro completato, primi ESC. Eccoci qua. Vabbè, timelapse classico. Io e Harper siamo saliti su un peschereccio alla ricerca del punto esatto indicato dalla mano della sabbia. E so che sembra una follia, ma crediamo di aver scoperto la città perduta di Atlantide. Solo che si trova nel Pacifico. Forse è proprio per questo che era perduta, no? Quindi dovrebbe chiamarsi Città Perduta di Pacifide? Paciantide? Pacintide? In ogni caso è riemersa molto di recente, a giudicare dalla quantità di molluschi attaccati alle pietre, deve avere più di 8.000 anni. Ad ogni modo, questo palazzo sembra decisamente collegato a quelle statue nel deserto, ma serve che tu vada a pulirlo. Lo sporco nasconderà sicuramente indizi cruciali. Harper dice che sarebbe il caso di chiedere a Flo se può farti sorvolare l'area. Non ne capisco l'utilità, ma lasciate la decisione. Questa, se non sbaglio, è la cosa che ci avevano detto a inizio livello. E infatti il videogioco finisce. Ah, ora ci fanno vedere tutti i timelapse di tutte le missioni. Ok, sì. E che dire di questo videogioco? Molto carino, sicuramente inaspettato, inaspettatamente rilassante. Questa è la missione del parco giochi, una delle più lunghe iniziali. Con questa musica forse potrebbero darmi un copyright, ma a dettagli, tanto questa serie non ha mai fatto particolari visualizzazioni, quindi non ci sarà troppo da perderci. E via, lasciamo andare i titoli di coda e guidiamoci questi timelapse di tutte le missioni che sono state fatte. E vediamo se poi ci sarà una scena dopo i titoli di coda. O se finiranno e finirà il gioco. Tra l'altro l'ultimo livello, come avete visto, l'ho fatto in cooperativa perché era lunghissimo. Quindi mi sono fatto aiutare da un mio amico, anzi da due miei amici, che abbiamo usato un po' di olio di gomito per pulire tutta quella piramide gigante. Questa è la caserma dei pompieri, una delle missioni più pazzesche che abbiamo fatto, anche perché non abbiamo usato il ponteggio.
Ah, ecco dove era finito il gatto. Grazie per aver lavato. Oh, che teneri. Bene, si può solo tornare indietro, no? Ok, sì. Volendo ci sarebbero poi lavori speciali da fare come episodi extra in caso si volesse fare qualcosa. Abbiamo la locomotiva a vapore, la pista da minigolf, la fontana degli gnomi e il Mars Rover. Tra l'altro sono co-op fino a 6 giocatori questi, quindi ci starebbe proprio farlo con altre persone. Ma detto ciò, questo video e questa serie finiscono qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se avete gradito la serie, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Lasciosphere è tutto, al prossimo video!